uno spettacolo sul filo della lama, quello offerto domenica 12 febbraio dalla pista di pattinaggio Quistellese, un'attrazione programmata per valorizzare la struttura di ghiaccio e che ha visto protagoniste alcune pattinatrici provenienti dalla bellissima Folgaria. Piroette e virtuosismi hanno così animato un pomeriggio già reso particolare dall'abbondante neve caduta in mattinata. In questa atmosfera quasi surreale, Quistello imbiancata, abbiamo la pista di pattinaggio sul ghiaccio, ormai un appuntamento storico, è il terzo anno, vuole essere un appuntamento dell'inverno quistellese. Come sempre, bambini, ragazzi, famiglie, c'è un appuntamento sulla pista e oggi abbiamo ospiti quattro pattinatrici della scuola di Folgaria. Siamo contenti e auspichiamo che con Folgaria possano nascere future collaborazioni, ad esempio dal punto di vista enogastronomico, aspetto che caratterizza entrambi i territori. Noi pattiniamo da diverso tempo, siamo la dimostrazione di come il pattinaggio si può fare a tutti i livelli. C'è Rosy, che ha quasi 60 anni e nonostante tutto è in pista con un entusiasmo pazzesco. Elisa e Francesca sono appassionatissime di pattinaggio. Io sono Eleonora, faccio agonismo da quando ho 5 anni, quindi si può veramente praticare a tutti i livelli per chiunque ami il ghiaccio d'inverno e anche in estate. Se andiamo a trovare Elisa a Folgaria c'è la pista tutto l'anno. Trasformatasi per qualche ora in un angolo di Trentino, Quistello si è goduta per il terzo anno consecutivo la sua pista di pattinaggio, condivisa, come in passato, con i comuni di Sermide ed Ostiglia. Una pista accogliente, interamente coperta e attenta ai consumi energetici. L'impianto è abbastanza contenuto, ma così sono anche i consumi. Abbiamo fornito un'impiantistica di produzione del freddo che possa consumare il meno possibile ed offrire comunque la superficie perfettamente ghiacciata. Noi come azienda produciamo questo tipo di tecnologie, sono di nostra realizzazione, di nostra progettazione, quindi riusciamo a governare il modello costruttivo e razionalizzarlo il più possibile per la tipologia di impiantistica temporanea come questa. La struttura rimarrà allestita presso il Parco Marchesi fino a domenica 26 febbraio. Spazio Giovani promette nuove attrazioni e nuovi momenti di festa. Per il fine settimana prossimo abbiamo organizzato una festa di carnevale e poi la festa di chiusura a fine mese con DJ e animazione e grande festa per la riuscita anche quest'anno di questo evento.